Signori ministri, signori deputati, con questo intervento portiamo la voce dei cittadini italiani che in rete hanno partecipato al confronto su questo tema. Abbiamo chiesto maggiore trasparenza sui redditi e i patrimoni dei politici, ma voi nulla. Noi non ce la prendiamo stavolta con i deputati del PDL. Loro sono coerenti, gli va riconosciuto. Sono in Parlamento per occuparsi dei loro affari e del loro padrone, lo stanno facendo molto bene. Voi, classe dirigente, casta oppressiva, che giurate di osservare la Costituzione e di difendere gli interessi del popolo italiano, ignorate Svetonio ed andate anche oltre gli usurai. Noi del Movimento 5 Stelle siamo arrivati in quest'aula parlamentare per specifica, libera e unica volontà del popolo italiano. Per la vostra incapacità, la vostra determinazione in difesa dei vostri privilegi e del vostro incontrollato potere, costringete le vostre vittime a soccombere. Noi siamo nuovi. Siamo nuovi e per questo poco esperti delle vostre abitudini, delle dichiarazioni cavillose e dei doppi. Lasciate parlare, per favore. Grazie, Presidente. L'educazione è prima cosa. Il debito pubblico che voi avete creato, aumentato, ingigantito e gestito, lo avete portato, secondo gli ultimissimi dati della Banca d'Italia, a 2.041 miliardi di euro. Noi ce la prendiamo con il Partito Democratico, il partito delle deroghe infinite, le deroghe ai propri ideali, il partito derogatico sarebbe meglio chiamarlo, il Partito Democratico, il partito delle promesse violate. Dell'ipocrisia, l'ho detto 3 volte. Abbiamo appoggiato un emendamento per abolire totalmente l'IMU, ma è stato bocciato. Il partito che margina la parte migliore, che sottostà ai diktat del presidente Brunetta. Abbiamo proposto almeno di bloccare la rivalutazione catastale degli stessi immobili ad uso produttivo, ma voi vi siete dichiarati contrari. Gli F-35 sono uno strumento di morte. Molti deputati del PD lo hanno dichiarato in campagna elettorale. Hanno preso i voti con queste promesse e adesso votano una mozione ridicola che è una vera e propria supercazzola, scusate. Deputato. Che dice, non dice deputato. Niente. È la verità. No, così non andiamo avanti. Non lo dico più. Voi, responsabili del disastro, voi del PDL e del PD che fingete pure di essere i tutori e difensori dei piccoli imprenditori, siete contrari e contrariati dalle nostre proposte, salvo a tratti copiarle, come quella sull'impignorabilità della prima casa, che ricalca un nostro progetto di legge, prima da voi ignorato e poi ripescato per meri scopi elettorali. Era solo per rendere l'idea. Cortesemente. Invitiamo i dissidenti del PD a tirare fuori, almeno per questa volta, il coraggio, perché chi nasconde la testa sotto la sabbia non è soltanto pavido, ma è deputati, colluso con questo scempio del governo dell'inciucio perenne. Deputati, deputati, cortesemente. Voi che sbandierate l'abbattimento fiscale nei talk show di regime. Abbiamo proposto di estendere la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili del gruppo catastale D, che include quelli ad uso produttivo, ma voi l'avete impedito. Siamo deputati, ma continuiamo ad essere cittadini e pretendiamo di essere informati in modo chiaro e trasparente. Vi abbiamo ascoltato con attenzione, signori ministri, senza preconcetti né pregiudizi, anche perché voi siete tecnici, non politici. Abbiamo proposto l'immediata abolizione dei truffaldini e rimborsi elettorali, ma voi muti. Questo produce casta, consente il radicamento della casta, la vostra casta, immobile ed inamovibile, che determina l'esatto opposto della tanto strombazzata meritocrazia e riproduce se stessa con tutti i privilegi e gli onori possibili e immaginabili. Persone che utilizzano i decreti legge in pratica rendono il Parlamento una istituzione inutile, questo ha detto Beppi in quel famoso post La scatola di tonno è vuota. Abbiamo proposto a gran voce il taglio immediato degli stipendi dei parlamentari, ma voi sordi. Vogliamo dargli torto che stiamo vivendo in una dittatura governativa in cui il governo in pratica fa leggi, decreti, quando la Costituzione dice che l'attività legislativa appartiene al Parlamento. Io non so se questo significa dire balle o dire la verità. Abbiamo chiesto di rivedere gli apparati degli enti inutili, veri e propri bacini di voti, dei quali non si conosce neanche il reale numero. Le spese militari, solo per citare il Forza NEC,
colossale piano di digitalizzazione dell'esercito, 22 miliardi di preventivo, roba da far impallidire quanto preventivato per l'acquisto degli F-35. Ma voi ciechi. Come Movimento 5 Stelle, come punto primo del nostro programma, proponiamo un reddito di cittadinanza, che non è assolutamente una misura populista perché ce lo chiede l'Europa dal 1992. Ci auguriamo che possiate finalmente adeguatamente copiare anche gli altri 19 punti del nostro programma. La speranza è l'ultima a morire. È fondamentale che il cittadino italiano sappia che abbiamo una visione di sviluppo, che vogliamo stare davvero a contatto con la realtà, perché siamo cittadini normali, veniamo da una realtà normale. Quindi in questo senso mi dispiace che sembra che voglia sbipolare, però non mi va di commentare Silvio Berlusconi dopo 20 anni, la prego, risparmi. Abbiamo proposto che questi evidenti risparmi confluissero in un fondo per il sostegno alle microimprese. Vi abbiamo chiesto di parlare degli sprechi, quelli veri, di discutere le assunzioni temporanee di vostri amici consulenti e di quelli per chiamata diretta dei vostri obbedienti dirigenti. Ma voi, impassibili. Perché non andate a vedere i nostri progetti di legge? Perché non andate a vedere quello che ha... No, non ce li fate raccontare. Vede, io racconto dell'Imo e lei dice che Crimi si è perso. Che senso ha? Cosa interessa alle persone, alle imprese che stanno chiudendo, che Crimi si è perso nel palazzo? Alle imprese queste cose non interessano. Se siamo qui dentro è grazie al lavoro fatto sui territori e che paga quando si lavora bene, guarda il sindaco di Pomezia. E grazie a Beppe che da 10 anni, anzi da 20 anni, quando è stato cacciato dalla televisione perché diceva la verità, ovvero che i socialisti rubavano, sono 20 anni che dice la verità, la dice con la pancia, ma la dice anche con il cuore, in maniera democratica e non violenta. Interessa un alleggerimento fiscale serio e definitivo, che può essere portato avanti soltanto da persone che sono svincolate a determinate logiche lobbistiche e quindi possono ripartire il carico fiscale una volta per tutte in modo perequato e non soltanto caricarlo sui poveri cittadini, che alla fine sono quelli da cui si scuciano perennemente i soldi. E lui dovrebbe ricordarsi che prima di essere una senatrice è una cittadina con l'elmetto, che è stata mandata qui dentro da 9 milioni di italiani per cambiare quest'Italia che ci sta togliendo il futuro, non solo ai giovani, anche a sessantenni che non hanno più niente. E li incontriamo tutti i giorni qui fuori. Ci prendono per le giacche o ci portano la benzina e ci dicono che si vogliono ammazzare. E noi stiamo provando a cambiarlo, ogni giorno lavorando 20 ore al giorno. Perché io sono molto concentrata, sono in Commissione Finanze, per cui sono molto concentrata sul proporre delle novità anche dal punto di vista delle semplificazioni fiscali, degli adempimenti, della riduzione delle imposte. Oggi c'è stata, per esempio, come dicevo, una mozione da parte nostra del Movimento 5 Stelle per rivedere ed eliminare l'acquisto degli F-35, risparmiando così 12 miliardi di euro. Questi sono i fatti. Vi abbiamo sottolineato che uno dei grandi problemi del nostro paese è la corruzione, quella delle società in-house, che servono solo a foraggiare e mantenere i vostri clientes, quella delle società pubbliche o parapubbliche conniventi con la vostra politica, quella dei consigli di amministrazione, rifugio di amici e del giaguaro mai sbiancato, amici, parenti ed affini, ancorché trombati. Quindi Beppe, ho dei toni esagerati, sono il problema, ma quali toni? Qua dentro lavoriamo davvero guardando una certa mafia, non è che sono tutti mafiosi, però negli occhi tutti i giorni, una mafia che non uccide ma inciucia, intrallazza, fa il salvocondotto per Berlusconi, copre gli scandali dell'MPS. Vi abbiamo indicato che il problema è anche il vostro immobilismo, la vostra inamovibilità, non solo elettiva ma anche burocratica. Il politico fa politica in eterno, se del caso nomina il figlio, il nipote, l'amante, faccendiere, meglio se pregiudicato, e con il politico, il burocrate, il dirigente, l'atto dirigente non cambia mai. Abbiamo condannato in Parlamento, non si discute una legge anticorruzione. In Italia un corrotto non può fare il bidello ma può legiferare, ma vi sembra una cosa normale? E adesso il problema è Beppe che utilizza gli stessi identici toni da sempre. Cioè Beppe è la coerenza in persona, viva la faccia che ci sono italiani coraggiosi come Beppe Grillo.